Atleti, benvenuti in questo video, ragazzi. Siamo a lunedì 18 settembre, siamo a poco meno di un mese dalla mia prima maratona, la maratona di Amsterdam del 15 ottobre, e questa settimana, con oggi, comincia ufficialmente la settimana di picco della preparazione. Cosa vuol dire questo? Inizia la settimana in cui faremo il massimo dei chilometri della preparazione. Siamo intorno ai 90 chilometri settimanali, con i 38 chilometri di questa domenica, il lungo più lungo di tutta la preparazione. Vedremo come andranno. Abbiamo i nostri 4 allenamenti in palestra. Sto uscendo adesso per il primo. Lo sapete che il lunedì è giornata dedicata a solo palestra. Tutto questo in questo video. Adesso comunque sono le 11:10. Io volo in palestra. Ci mangiamo questo allenamento e che questa settimana abbia ufficialmente inizio. Allenamento chiuso, è andato molto molto bene. Siamo all'1:20 in questo momento, quindi orario di pranzo. Devo fare un po' di spesa perché a casa sono a zero di cibo, per cui faccio un salto alla Lidl, vediamo un attimo cosa prendere. Per quanto riguarda la prima giornata, ragazzi, per cui lunedì c'è già un intero video che potete trovare sul canale, per cui taglierei corto. Ho fatto un paio di chiamate per il coaching, ho fatto la cosa più importante, la chiamata con Simone, il mio coach per quanto riguarda la corsa, per cui ci siamo allineati su tutto quanto e abbiamo definito l'obiettivo che proveremo a raggiungere. Il mio sogno, lo dico già e lo vedremo tra un attimo con Simone, sarebbe correrla, e noi direi di puntare direttamente a martedì. Atleti, siamo a martedì, secondo giorno della settimana, sono le 5:15 in questo momento. È bellissimo svegliarsi a quest'ora perché di sicuro che non lo vedrete, ma c'è un cielo stellato pauroso. Vabbè, si vede solo quella, però ce ne sono davvero tantissime altre che forse appena appena si vedono. Comunque, pazienza. Oggi comunque la giornata sarà abbastanza, anzi molto molto piena, perché sostanzialmente tutto il pomeriggio sarò a Milano. Vado a vedere Milan Newcastle, l'ho compreso subito, per cui oggi si parte a correre subito. Pronti per 8 km di corsa. Passo lento, la corsa più semplice della settimana, vogliamo portarcela a casa. Quasi chiusi questi 8 km, bellissimo poter correre senza cellulare, senza distrazioni, senza musica, solo il rumore delle scarpe sull'asfalto, davvero davvero bellissimo. Una delle cose belle di alzarsi presto è che poi si può fare colazione dopo una bella corsa, dopo una bella doccia, con questo tempo che è letteralmente magico, per cui sono queste le cose che danno la motivazione di farlo. Detto questo, colazione che è fatta da 200 grammi di fiocchi di latte, un bel panino con 20 grammi di burro d'arachidi, 30 grammi di marmellata, integrazione, per cui magnesio, multivitaminico, elettroliti, e poi avrei un frullato che ho tutto preparato, però sostanzialmente non trovo il mini pimer, lo mangerò magari più tardi, comunque è di là pronto per essere fatto. Buongiorno a tutti e buon appetito. Atleti, siamo arrivati in questo momento circa l'ora di pranzo, siamo alle 12:15. Io mi sono messo i fornelli perché, ve l'ho detto, oggi pomeriggio sono sostanzialmente fuori tutto il giorno, partirò dopo pranzo e tornerò dopo cena, per cui quello che sto facendo è sì prepararmi il pranzo, ma anche preparare la merenda e la cena, per cui nelle situazioni, nelle giornate in cui giustamente capita di essere fuori tutto il giorno, come in questo caso, ovviamente c'è un semplicissimo segreto che è quello di portarsi avanti. In questo momento io sto preparando qui del pollo che andrà insieme a 200 grammi di pane integrale. Sto poi preparandomi il pranzo, che è semplicemente pasta, ho già mangiato nella bresaola, mi porterò la merenda, per cui un asino bardo e la frutta e un po' di frutta secca, e il gioco è fatto, è davvero semplicissimo, per cui davvero si tratta solo di organizzarsi un attimino. Detto questo,
comunque mattinata che si è chiusa alla grande. Ho lavorato tutta la mattina sostanzialmente al video del confronto con Simone, che è uscito per voi penso una decina di giorni fa e che in questo momento sto caricando su YouTube. In realtà oggi speravo di riuscire a fare qualcosina in più, però ovviamente la giornata va come deve andare, per cui oggi è andata così. Atleti, la merenda è pronta, la cena è pronta, è tutto quanto nello zaino. Sto partendo in questo momento direzione Milano. Passerò in realtà prima a salutare i miei nonni e poi andrò allo stadio a vedere Milan-Newcastle. Sono molto curioso. Pomeriggio di fatto off, ultimo giorno della settimana tranquillo, perché da domani gli allenamenti inizieranno a essere quelli davvero intensi, giustamente, della settimana di picco. Per cui vediamo di godercelo, vediamo anche che riprese farò. Intanto parto. Ragazzi, partita che diciamo che non è andata esattamente come previsto, pareggio. Sono in questo momento alle 10:10, è tardissimo, io non ho ancora cenato, adesso torno verso Bergamo e intanto mi mangio i miei due panini che mi sono fatto oggi pomeriggio. Speravo di riuscire a mangiarli prima e non appunto alle 10, però è andata così, per cui adesso ragazzi torno a casa, intanto mangio e noi direi che ci aggiorniamo direttamente domani mattina. Atleti, buongiorno, ore 6 del mattino, in questo momento sto per partire per la seconda corsa della settimana, oggi 12 km di lento più 5 lunghi finali da 100 metri, per cui anche oggi corsa sì, più lunga, però corsa tutto sommato ancora tranquilla, sarà domani il giorno della corsa decisamente più intensa della settimana. Adesso parto a correre, oggi poi vi spiegherò nel dettaglio quello che sta succedendo questa settimana e le scelte che abbiamo fatto per questa settimana. Stretching fatto, non ci resta che far partire l'orologio e portarci a casa questa corsa. Eccolo, 12, adesso è il momento dei 5 lunghi da 100 metri e poi questa corsa è fatta. Chiusi questi 12 km più lunghi finali, vi lascio qui il recap. Chiuso il primo allenamento della giornata perché oggi è giornata di doppio, infatti in tarda mattinata andremo in palestra. Andati bene. 12 comunque sono sempre tantini, perché comunque si sente. Però tanta roba. Adesso doccia, colazione e poi vi spiego bene tutto quello che riguarda questa settimana. Ed eccoci alle 8 del mattino, ragazzi. Momento della colazione. Ho i miei integratori, un bel bicchiere d'acqua, noci che sono solo 12 grammi perché ho mangiato anche un po' di cioccolato fondente. Poi bella tazza di latte e cereali a completare. Dai, io ho super super fame, non ci aggiorniamo direttamente dopo. È arrivato il momento di metterci al lavoro, le gambe, devo dire la verità, sono già belle affaticate e siamo solo a inizio settimana, per cui sarà davvero interessante vedere come andrà questa settimana. Siamo finalmente arrivati nel momento in cui vi spiego cosa succederà, cosa sarà di me durante questa settimana. Siamo alla quarta settimana antecedente alla maratona, questo vuol dire che c'è questa settimana, la settimana di picco, due settimane di tapering in cui rallenteremo ovviamente tutti i ritmi per quanto riguarda la corsa e infine la settimana che culminerà con la maratona. Quello che sta succedendo questa settimana è che dovrò correre il picco dei chilometri, toccheremo e supereremo mi pare i 90 km settimanali divisi in 5 corse, 2 le avete già viste, 8 e 12 km, avremo domani una corsa da 17 con delle variazioni di passo, un'ultima corsa da mi pare 10 km e poi il lungo del weekend, i maledetti 38 km, la corsa, seconda corsa tra l'altro più lunga della mia vita, a tutti gli effetti sarà il vero e proprio test per vedere se siamo pronti per la distanza regina dei 42 km che mi aspettano tra poco di un mese. Per quanto riguarda la palestra, quello che faremo
questa settimana sarà un leggerissimo scarico. Ovviamente palestra e corsa in percorsi come questo devono parlarsi, per cui basarsi l'uno sui carichi dell'altro, per cui ovviamente in una settimana come la settimana di picco la palestra deve fare un passo indietro rispetto ai 4 allenamenti che solitamente faccio. Questa settimana saranno 3, tra l'altro la scheda che abbiamo è fatta per essere su 3 giorni più uno, diciamo, facoltativo tra virgolette, che ho sempre fatto, per cui diciamo che l'abbiamo proprio pensata in funzione anche di quest'ultima fase in cui la corsa necessariamente è al primissimo posto rispetto alle priorità sportive, visto che la maratona è ormai alle porte. Non ci resta che affrontare gli allenamenti uno alla volta e vedere di chiudere velocemente, archiviare velocemente questa settimana, che a tutti gli effetti è la settimana più difficile dell'intera preparazione, nonché la settimana in cui veramente vediamo se siamo pronti a correre la maratona tra meno di un mese. Ragazzi, adesso io volo a far merenda che ho già una fame assurda e poi è il momento di volare in palestra. Dai raga! L'allenamento di oggi, come sempre, sarà un total body, ma in cui dovrò fare stacchi e affondi, se non ricordo male, per cui diciamo che sarà molto interessante vedere come andrà. Non sono per nulla al top della forma, oggi come vi ho detto le gambe sono particolarmente stanche, però questo dobbiamo fare e questo andremo a fare, per cui testa alla palestra, mettiamoci in marcia. Ragazzi, per quanto mi riguarda, per me la giornata potrebbe anche finire qui, nel senso che sono stravolto, letteralmente stravolto, ma siamo solo all'una e poco, per cui si va a casa, si pranza, e poi ovviamente anche nel pomeriggio ci sono una serie di cose da fare che vi mostrerò, per cui andiamo a pranzo. Quello che mi aspetta oggi pomeriggio è la prima parte dedicata al coaching online, infatti ho chiamata con 2 clienti, prima uno ovviamente, poi l'altro. Tra l'altro, se vi interessa il coaching online, scrivetemi su Instagram che vi spiego tutto quanto e capiamo se facciamo l'uno al caso dell'altro. E dopodiché una cosa abbastanza atipica, nel senso che capita una volta all'anno, però non ve lo dico ancora, ve lo spiego dopo. Entro in chiamata, prima il lavoro e poi tutto il resto. Buongiorno. Ciao. Prima chiamata che si è chiusa alla grande, cliente super soddisfatto che ha appena rinnovato il pacchetto allenamento e dieta, e adesso ho la chiamata con un altro cliente subito sulle 3:15. Ciao. Buongiorno, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene, te? Io ho appena visto le tue storie. Anche la seconda chiamata è andata molto bene, sono davvero super super orgoglioso di come sta andando oggi. 2 rinnovi che alla fine sono, diciamo, un po' la prova del fatto se si sta lavorando bene o meno. Comunque, come vi ho detto, oggi è una giornata che avviene una volta sola all'anno, nel senso che è l'anniversario mio e della mia ragazza, 4 anni oggi, per cui sto andando a trovarla, anche se prima c'è una velocissima tappa che dobbiamo fare. Ragazzi, comunque, diciamolo, trovatevi una ragazza che la sera del 4º anniversario, oh yes, mi cucina seguendo i macro. Mi sta cucinando. Vai. Oltre questo, io domani, dopodomani ho un esame importante e non posso mangiare niente. E quindi, ecco, cioè vederti mangiare la pasta con questo sughino. Ah, spiega il menù. Che però è rientro nei macro. Lo spieghi tra un attimo al menù, sì, appena ci servi. Madonna mia. Adesso devi spiegarci questo menù, Vali. Allora, molto easy. Frullatore con noci, latte e parmigiano. Basta, nient'altro, non c'è olio. Tutto nei macro, tutto nei macro. Dai, si può dire? Ti amo tanto. Anche io. Mi sento un po' in imbarazzo a fare queste robe comunque davanti alla videocamera. Comunque, atleti, apprezzate la trasparenza oggi, questa settimana. Settimana di picco, bisogna mostrare la settimana, questo fa parte della settimana. Paolosa. Davvero? Paolosa. Thank you.
momento io ho appena finito tutto quello che riguarda la mia morning routine, per cui quello che sostanzialmente avete visto più qualcosina che semplicemente non ho riportato. Adesso preparo la colazione, oggi non ci alleniamo al mattino, ci alleneremo finalmente nel tardo pomeriggio, visto che possiamo, non abbiamo impegni. Nel frattempo, benvenuti in questo quarto giorno della mia settimana di picco. Ragazzi, avete sicuramente notato che sto provando a prendere l'abitudine di risvegliarmi molto presto, e il motivo è molto molto semplice di questa scelta, e cioè che i benefici che ti dà alzarti tanto presto sono davvero senza senso. In primis si ha molto più tempo, perché il tempo che si utilizza la mattina in questo modo non è il tempo che ad esempio si perde la sera, perché la sera, lo sappiamo tutti, tendenzialmente si butta via tempo. Mi aiuta a essere molto molto più focalizzato sugli obiettivi della giornata, eccetera, e questo riguarda anche quello che avete visto, per cui tenere un diario, cosa che non ho mai fatto, ho sempre provato a fare fallendo sempre, e che finalmente sto riuscendo a fare con costanza, e questo è davvero tanto tanta roba. E poi, diciamo una cosa anche più concreta, è davvero tanto bello poter fare colazione con ancora tutto in silenzio, poter fare le prime cose della giornata con ancora tutto in silenzio, con il cellulare che non suona neanche per sogno. È davvero tanta 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 roba, per cui è difficile senza dubbio, perché non è bello alzarsi presto, però ci stiamo decisamente lavorando e per ora sta riuscendo alla grandissima. Ragazzi, adesso direi che è ora di mangiare. Se devo essere sincero, la parte che io preferisco dello svegliarsi così presto è il fatto di essere operativi estremamente presto. In questo momento sono le 7, io mi sto già mettendo al computer. Quello che devo fare è guardare un video che mi è arrivato. Questo. Sostanzialmente sono alla ricerca, lo sapete, di un video editor, per cui se siete bravi a montare video e se pensate di essere in grado di fare video come i miei, o perché no, molto meglio, scrivetemi, perché sono letteralmente da mesi alla ricerca di uno come voi, per cui scrivetemi, vediamo se si può fare qualcosa. E come sempre, un passo alla volta verso i nostri obiettivi. Bello, bello, bello. Mi raccomando ragazzi, se sapete montare scrivetemi adesso, che capiamo se si può fare qualcosa insieme. Detto questo, una domanda che spesso mi viene fatta è: come funziona la mia vita a livello lavorativo? Cioè, cosa c'è oltre a quello che voi già vedete sui social? Diciamo che si può riassumere in tre cose, anche se in realtà ce ne sono tante altre piccoline. Comunque, la prima è sicuramente YouTube, che vuol dire in primis fare tanto sport, per cui andare a correre, andare in palestra. In secondo luogo, girare i contenuti, pensare ai contenuti, organizzare tutto quanto. C'è poi la parte dedicata alla Project Invictus. Sapete che collaboro con la Project e tra l'altro lo vedrete, perché domani e dopodomani, venerdì e sabato, sarò in sede da loro a Brescia. E la terza parte è ovviamente il coaching online, per cui durante le giornate io ho sempre almeno una o due chiamate di follow up con i clienti che già hanno iniziato il percorso, o di analisi della situazione di clienti che vogliono incominciare. Tra l'altro, lo sapete, se volete incominciare scrivetemi su Instagram che vi racconto tutto quanto. Per cui diciamo che il coaching a tutti gli effetti è quello un po' più ampio a livello di tutto quanto, proprio perché diciamo è la mia attività un po' più principale. Oltre a questo poi ci sono una marea di mini progetti laterali. Tra l'altro il giorno della maratona verosimilmente partirà un grosso progetto che ha a che fare con un blog che finalmente ho deciso di aprire in tematica allenamento ibrido. Sarà super interessante, però questo è un grossissimo spoiler e non dico altro. Dai, adesso io mi metto al lavoro, siamo alle 7:15 in questo momento e abbiamo un buon 4 ore abbondanti, se non di più, di lavoro bello serrato da portarci a casa. E a proposito di coaching, ovviamente anche oggi abbiamo qualche chiamata, per cui sono le 9 del mattino ed è questo il momento in cui stacco dall'editing e da tutto quanto e mi dedico al coaching. Natalia, di mattinata di lavoro che si è chiusa alla grandissima. Oggi comunque non sarà solo la giornata in cui ci facciamo i nostri 17 km, che sarà una corsa bella, bella intensa e anche abbastanza difficile, ma è anche il giorno in cui mi brillano gli occhi, perché è il giorno del cheat meal. Sto andando in questo momento al sushi, ci sono 3 amici che mi stanno aspettando. E quando si va al sushi, diciamo che i limiti sono ben pochi, specie in questo periodo in cui i carboidrati non ci fanno affatto male. Ho visto tanti
film horror iniziare in questo modo. Persona che si perde nel bosco, ovviamente non illuminato, che tra un attimo entra buio. Avanti! Seconda ripetuta chiusa, ci manca l'ultima, ragazzi. Direi che me la porto a casa con calma. Con calma, in realtà stiamo andando più veloce del previsto. E poi noi ci aggiorniamo direttamente a casa. Tra mezz'oretta. Corsa chiusa in questo momento. Vi lascio qui il recap, 17 km perché non ho contato i minuti di pausa tra una ripetizione e l'altra e soprattutto il defaticamento finale, per cui sono circa 18 e mezzo. È andata molto bene, sono anche andato molto, in realtà, più veloce di quel che dovevo, ma questo è un ottimo segnale perché vuol dire che la velocità in qualche modo c'è e mi lascia essere ottimista per quanto riguarda la maratona. Detto questo, io adesso volo a lavarmi, volo a cena e direi che per quanto ci riguarda ci vediamo direttamente domani mattina. Atleti, buongiorno, sono in questo momento le 6:15 del mattino, siamo a venerdì. Oggi giornata molto particolare perché sarò tutta la mattina a Brescia a lavorare con il project, per cui mi sto preparando tutto il cibo sostanzialmente della giornata. C'è qui il riso che si sta preparando, 150 grammi di riso per il pranzo che farò con del tonno molto molto semplice. Mi sto anche preparando le merende, che in realtà sono semplici, con qui fiocchi di latte, zero bar, della frutta e poi mi porterò ovviamente anche della frutta secca. Adesso faccio colazione, preparo tutto quanto, la borsa della palestra eccetera, perché devo anche volare in palestra prima di andare a Brescia, per cui sono estremamente di corsa. Atleti, buongiorno a tutti, ci aggiorniamo tra un attimo. Atleti, il programma di oggi è estremamente, estremamente serrato. Questo è il motivo per cui ho preparato tutto e sto fuggendo appunto. Adesso devo andare in palestra per il terzo allenamento con i pesi, nonché il settimo della settimana, mi pare. Sono fatto bene i conti. E poi forse oggi passiamo in studio, che ci sono anche un po' di aggiornamenti che vorrei darvi riguardo a quello. Fatta un po' di benzina, vamonos! Ragazzi, mattinata in sede al project finita, non ho fatto riprese perché ragazzi quando vado lì è per lavorare, domani devo ripassare, vediamo se magari riesco a fare qualcosina con Andrea, comunque non vado lì per fare grosse riprese per i miei video ma per lavorare con loro, per cui questo è il motivo. Sono adesso in studio con il buonissimo Alessandro Lutiero. Sessione di brainstorming in studio questo pomeriggio con Alessandro e Fabio, è una parte molto 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 importante di questo genere di lavoro. Adesso sono appena uscito dalla spesa, ho fatto sostanzialmente la vera incetta di skier. Adesso fuggo a casa, sono le 7 in questo momento. Oggi ci manca solo la cena che non starò a mostrare visto che ormai la conoscete bene, per cui direi che si chiude qui anche il quinto giorno. Domani ci aspetta un'altra giornata di lavoro dal Project Invictus, per cui altra giornata bella piena, però sono queste le giornate più belle perché ti stimolano a dover far di più e a me questa cosa piace davvero tanto, avere orari, avere scadenze a me stimola tantissimo. Ragazzi, volo a casa e noi ci aggiorniamo come sempre domani mattina all'alba. Maestro, signori.
Ragazzi, buongiorno, siamo a sabato, sono le 10 del mattino in questo momento. Io questa mattina mi sono svegliato alle 7:30 e questo per un semplice motivo, cioè avete visto da questo video che sto provando a prendermi l'abitudine di svegliarmi molto molto presto, ma questo non vuol dire che tutti i giorni ci si sveglia alle 5:30. Infatti sono due le giornate a settimana in cui mi lascio quell'ora e mezza, quelle due ore di sonno in più per, diciamo, recuperare un attimo dalla stanchezza che comunque man mano si cumula, che sono il sabato e lunedì. E ora ripartire per la corsa di oggi, settimo allenamento della settimana, ultima corsa prima del lungo di domani. Ci aspettano 10 km di lento con allunghi finali. Io non farò riprese perché direi che di corse ne avete viste tantissime, per cui me li porto a casa e noi ci aggiorniamo direttamente tra un'oretta e qualcosina. Ore 11:15, corsa appena portata a casa. Vi lascio qui il recap, comunque 10 km tranquilli, e mi fa molto ben sperare vedere come ormai il passo lento io faccio davvero tanta fatica a tenerlo, nel senso che dovrebbe essere intorno ai 6 e sempre finisce che è a 5:40, 5:45, che è tanta roba. Adesso comunque devo prepararmi il pranzo, faccio merenda, faccio tutti i preparativi perché devo scappare. Sapete che oggi sono di nuovo in sede al project e in più vorrei passare a tagliare i capelli, se faccio in tempo, per cui mi metto subito all'opera. Eccoci quindi come nuovi, sto andando in questo momento a Brescia, taglio appena fatto. Comunque vado in sede, abbiamo un'oretta di auto e vediamo se riesco a fare qualcosina oggi di ripresa. Il bello di lavorare con il project, ti becchi dei cavalli da 500 km. Grande Davide, grande Davide. E qui c'è il buonissimo Andrea. Canale Project, oltre al suo, che è bellissimo. Siamo quasi alla chiusura anche di questa sesta giornata, ragazzi. Sto tornando verso casa, siamo alle 6 del pomeriggio e sto facendo adesso merenda perché appunto ero al lavoro. Merenda che sono 30 grammi di frutta secca, una mela e poi una Zero Bar che mi sparo tra un attimo. Chiusa anche per questa settimana la parte in presenza in sede del Project. È sempre molto bello poter andare, poter venire, visto che in ambito allenamento c'è poco da fare, sono i numeri uno in Italia, per cui è anche molto molto formativo. Dai, si torna verso BG, direi che ci aggiorniamo direttamente al mio arrivo a casa, ragazzi. Ma non rompermi le scatole, madonna santa. Ragazzi, cioè è possibile? Io l'ho chiamata alle 7:00, mangi come le galline. Gli ho detto tra 20 minuti sono a casa tua. Ok, ti aspetto, arriva già. T'aspetto, nel senso aspetto che arrivi. Polemica. Ragazzi, documentiamo un attimo quello che sta succedendo, perché io mi trovo qui tra Valeria e qua c'è anche Luca. Yeah. Che mi stanno per far vedere un horror. Io sono la persona che una persona che detesta gli horror in una maniera imbarazzante. Domani devo correre 38 km. Ti pare che questa sia la cosa sensata da far prima? Yes. Sono ormai le ultime ore prima di questo importantissimo test e sono davvero contento di come siamo arrivati a questo punto, perché se penso alla maratona dell'anno scorso, alla preparazione dell'anno scorso, la settimana di picco era stata davvero tanto difficile, sia a livello di fatica che a livello di gestione, a livello di tutto quanto, mentre quest'anno ci sono arrivato quasi senza accorgermene, e questo è davvero un traguardo tanto tanto grande, perché l'anno scorso sono arrivato paradossalmente quasi a non sopportare più la corsa durante la preparazione, cosa che quest'anno invece non è successa per nulla, e questo penso che sia uno dei traguardi più grossi. Sono super curioso e ve lo dico già, sono anche tanto tanto ottimista, però sarà domani il test, ora sono solo parole, per cui ragazzi adesso si vola a letto e domani l'obiettivo sarà uno e uno solo: portarsi alla grande, a casa, con i maledetti 38 km. Buonanotte.